Diamo inizio a questo incontro che fa parte del Festival Senti chi legge, che è stato organizzato da IACABU, casa editrice anche del volume che presentiamo oggi, per i suoi 50 anni di attività. IACABU è una casa editrice estremamente prestigiosa, con un ricchissimo catalogo d'arte, storia, e iconografia e chi più ne ha più ne metta, e anche attualità, che compie 50 anni di vita con una quantità di titoli importantissimi e innumerevoli. Quindi ha pensato di celebrare questo 50° con questa iniziativa che si chiama Senti chi legge, che sono una serie di presentazioni in diverse città italiane. Sono stati di recente anche a Salone del Libro di Torino, al Museo Archeologico ne avremo un'altra il 13 giugno, quindi questa non è l'unica. Questa e quella del 13 giugno in particolare sono organizzate in collaborazione con l'Archeobook di Edoardo Quadrelli, che è qui presente e che rappresenta la libreria, il bookshop del Museo Archeologico, un luogo da visitare perché anche qui ci sono titoli interessantissimi, collane che non si trovano ovunque e quindi meritevole di dimensione e di visite e di acquisto soprattutto. Fra l'altro l'Archeobook si è preoccupato di procurarsi i libri che presentiamo oggi, il libro che è La città dei monaci del professor Federico Marazzi, e quindi l'iniziativa di oggi è una coproduzione di Archeobook e Associazione Culturale Italia Medievale. Io a nome dell'Associazione Italia Medievale sono molto contento di potervi presentare i relatori nell'ordine. Alla vostra sinistra il professor Federico Marazzi, titolare della cattedra di archeologia medievale all'Università Suor Sorbetti in casa di Milano. Al centro Marco Dotti, giornalista del Manifesto. E alla vostra destra la professoressa Silvia Usuardi, titolare della cattedra di archeologia medievale alla Cattolica di Milano. È incredibile, mi sono ricordati tutti e tre senza guardare. Lui è Napoli, però. Su Rosso la in casa di Napoli, sì, come non certo. Non è... Era scappato Milano. Ho detto Milano. Sì, però l'amore per la città giustifica. No, Milano non Napoli per Milano, quindi figuriamoci. Ci vuole dello sforzo. Esatto. Per cui io non rubo altro tempo, visto che l'argomento è estremamente interessante e denso, e lascio direttamente la parola al primo dei tre relatori che avete deciso essere, la professoressa Silvia Usuardi. Grazie a tutti per essere intervenuti e buon ascolto. Mi hanno incaricato di rompere il ghiaccio e lo farò volentieri con un'osservazione personale, con un'emozione personale. Pensando all'attualità di questo volume nel contesto contemporaneo, per combinazione appunto la lettura, soprattutto della prima parte del volume di Federico Marazzi, mi ha fatto inevitabilmente andare più vicino, sì. Mi ha fatto andare inevitabilmente alla situazione di questi ultimi tempi e in particolare alle notizie di cronaca di un po' di mesi fa sul rapimento di padre Dall'Oglio, quello di ieri, il suo rapimento di un altro monaco di uno di questi monasteri che, diciamo, in qualche modo nell'attualità ci ricordano e ci richiamano la dimensione dei primi e dell'età tardantina. E devo dire che questa dimensione dell'avvicinamento a Dio, questo disagio esistenziale, no? Come dice Federico Marazzi nelle prime pagine del volume, questo disagio esistenziale e ideologico
che è certamente alla base del successo del fenomeno monastico, sì, è una dimensione che, a cui negli ultimi tempi, in questi ultimi anni, anch'io personalmente penso con un rinnovato interesse, con una adesione, diciamo, almeno teorica, ecco, mi sembra di avere un'adesione e di capire molto bene questi tempi travagliati che già più volte sono stati paragonati, no, alla fine dell'impero, al momento di transizione all'alto medioevo. Ecco, mi sembra che la cronaca ci può capire ancora di più, se è lecito paragonare e riandare con la mente, diciamo attualizzare i fenomeni storici che ci hanno preceduto, ecco, insomma, ci rendono, mi rendono in particolare sintonia con questa dimensione. E quindi è con questo interesse, da non specialista, dico subito, e Federico lo sa, da non specialista di studi sui monasteri e comunque da archeologa più che da storica, per quanto la storia potrebbe sempre essere storica, con questa mia identità, ecco, che ho approcciato questo libro. Devo dire subito un libro ricchissimo, un percorso che va dal IV secolo fino al XI-XII e che ha l'obiettivo e l'esigenza, direi, di, dopo le esperienze, lunghe esperienze, importantissime esperienze di scavo e di studio di Federico Marazzi al grande monastero di San Vincenzo, all'origine di San Vincenzo al Volturno, ecco, questa esigenza di rispondere a una serie di domande che si è fatto, di studi, di sintetizzare una serie di studi che si è e che ha portato avanti nel corso della sua ricerca appassionata, fortunata e meritoria. Io dico due cose da letto, quindi chi ha chiesto il libro l'ha avuto sul comodino e non ha un interesse, diciamo, professionale e nemmeno didattico per l'argomento apparentemente, ma in realtà così il lettore ha individuato, ho individuato un interesse anche sia personale sia di attualità, io direi, lo scusate un termine un po' difficile di chiamarlo così, una sorta di ontologia del presente, come dice Walter Benjamin. Cioè è vero che si parla in questo lavoro di archeologia, però per esempio se guardiamo anche solo la copertina è una collana di architettura e un tema chiave è spazio e della praticabilità di questi spazi. Allora, come lettore, ripeto, non professionale ma lettore, io ho trovato un grandissimo interesse, sia ovviamente fermandomi sul lato del giudizio, prendendo l'autorità del testo, prendendo l'autorità del testo anche, diciamo, con la grazia attraverso la quale questi, diciamo, lo specifico è narrato, e con la grazia attraverso cui ci si accompagna attraverso le prime pagine, ci si introduce attraverso un raccontino personale, che però non è proprio un raccontino, in questa continua intersezione tra luoghi altri e luoghi qui, e luoghi qui. Solo che poi questi luoghi altri, appunto è anche questo, credo, uno dei temi del libro, un po' la professoressa lo ha anche accennato, secondo me, eccetera, non sono mai spazi completamente altri rispetto al mondo, non sono mai, diciamo, orti davvero chiusi al mondo, non solo per questioni, credo, anche di comunque, alla fine, come l'ha accennato anche lei, i monasteri sono stati fondamentalmente dei luoghi di innovazione, si direbbe oggi, agricola, commerciale, eccetera, molti documenti, se correggetemi se sbaglio,
che rimangono sono in gran parte così, attestazioni e noture su appunto questi traffici commerciali, agricoli, imprese agricole, rapporti tra dati e potere del tempo. No? In realtà il museo, la libreria del museo, alla quale faccio vivissimi complimenti perché ci sono veramente delle cose incredibili tra quegli scaffali, grazie naturalmente all'Associazione Italia Medievale con la quale mi ero già incontrato precedentemente e grazie naturalmente a voi che avete giustamente scandagliato il libro trovando tutto quello che c'era naturalmente di forte e di debole. Poi quando un libro parte, lo sappiamo, chi di noi pubblica qualcosa sa che il libro è come un figlio, presso pregi e difetti di chi lo ha educato a stare al mondo e poi magari sviluppa pure una sua personalità autonoma, non è nemmeno quella che tu pensavi. E in tale proposito io ho avuto diversi ragionamenti appunto per quello che riguarda il punto evidentemente più debole dal punto di vista editoriale del volume, cioè quello del rapporto tra testa e illustrazione, con un lungo dibattito con Sante Bagnoli, che è appunto storico fondatore di Artbook. Il problema era quello dei quattrini, molto semplicemente, cioè mettere un corredo iconografico più ampio determinava problemi proprio di budget per il libro. Però devo dire la verità che lui ha pensato, e spero che lo attui quanto prima, alla ipotesi di un cosiddetto coffee table book per questo volume, che lo divide in due praticamente, cioè la parte tardantica fino all'epoca longobarda e poi la parte carolingia fino a dopo il 1000, che si è invece presentato in una forma testualmente un po' più leggera e invece illustrativamente più ricca. Speriamo che si faccia, naturalmente io sono il primo tifoso di questa ipotesi e mi auguro di cuore che questa ipotesi possa andare in porto. Detto questo, in realtà io ho anche, e ripeto anche su questo, al contrario devo dire che Bagnoli ha avuto molta comprensione nei miei riguardi, insomma, ho deciso di lasciare un po' a briglie sciolte la mia, come dire, chiamiamola così, ispirazione, molto semplicemente perché ho capito, lo dico con un pizzico di presunzione, che questo libro non c'era prima, cioè è oggettivamente un dato di fatto che la letteratura alla quale poi ho attinto a piene mani, imparando ovviamente ogni cosa che ho letto, imparavo qualcosa in più, qualche elemento in più, in realtà si divide in due grandi filoni. Una è quella della letteratura sulla storia del monachesimo, ok? Ce ne sono di egregie, di opere, l'ultima l'ha pubblicata proprio Jacob Buch a cura di Don Mariano del Globo, il padre archivista Montecassino. Cioè sapere che cos'è stato il monachesimo fra Oriente e Occidente tra il IV secolo e i giorni nostri, o perlomeno fino alla fine del Medioevo, abbiamo numerose opere che sono magistralmente sintetizzate e come dire chiare nella loro funzione, che dicono chi sono stati i monaci del tempo, come si sono riconosciuti, dove hanno operato, qual è stato il loro pensiero, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è molta storia dell'architettura medievale e tardo antica che si occupa anche di trattare i monasteri. Questo libro è nell'una nell'altra cosa, è un tentativo di andare dentro al pensiero, e qui era inevitabile che l'archeologo o lo storico, quello che fosse, ibridasse i due campi, perché in realtà ogni insegnamento monastico è pensato, è a volte anche normato nel modo in cui si deve attuare, quindi del rapporto tra pensiero e azione, se volessimo dirla massimamente parlando, cioè tra come si sognava l'idea del luogo in cui questa parigenesi si potesse attuare e le reali condizioni, soluzioni, operazioni che hanno portato alla realizzazione di questi luoghi. E come del resto sia Silvia Sguardi sia Marco Dotti hanno detto un attimo fa, il punto è proprio quello che questa idea di palingenesi in realtà non si compie e non si può compiere mai, non può mai esserci la rinnovazione totale, la rinascita totale di un luogo dove l'uomo, stando sulla terra, sia veramente alle soglie di Dio. È una speranza, è una scommessa, ma c'è sempre l'imperfezione legata alla natura di chi fa questa scelta
e naturalmente al fatto che questa scelta si attua qui e ora, su questo pianeta. Puoi andare sulla montagna più remota, ma devi preoccuparti innanzitutto di non morire, perché non puoi da cristiano infliggerti la morte, questo è proibito. Nessuna fonte monastica ci prospetterà l'incoraggiamento all'auto estinzione, diciamo, e dall'altra parte, dovendoti attrezzare per sopravvivere, devi naturalmente lavorare, devi interagire, non tutti sanno fare tutto, e per quanto il monastero sia il luogo dell'utopica autosufficienza, questa autosufficienza non si compie mai, non può compiersi mai, sarebbe impossibile, questo obbliga al contatto con il mondo, quindi alla corruzione, alla contaminazione. Pertanto stiamo parlando dell'utopia per eccellenza, che è un'utopia per eccellenza che si attua sul piano della, naturalmente, del soddisfacimento di queste necessità più triviali, se vogliamo, mangiare, per capirci, bere, ma si attua anche sul piano del conflitto con altre necessità. Prima Silvia, tu ricordavi il problema del sesso, insomma basta che apriamo le pagine dei giornali pure oggi, il problema è all'ordine del giorno, e non è che non lo fosse neanche prima, perché nelle regole monastiche, sia quella di Benedetto che tante altre, ma anche in testi che regole vere e proprie non sono, che provengono dall'Oriente, ma ragionano sul modo di vivere dei monasteri, appare ovviamente trattato con una serie di cautele e proibizioni il tema della, diciamo, promiscuità, diciamo, di persone, lunga lifetime di persone dello stesso sesso sotto lo stesso tetto, con conseguenze che sono quelle identiche a quelle di navi, prigioni, caserme e qualunque altro luogo, in una società che certamente non vedeva la tematica con quelle aperture che sono proprie del tempo presente. Se tu molto proibisci e molto, come dire, cerchi di prevenire, vuol dire che molto accade da questo punto di vista. Ci sono stati dei dibattiti tra me e altri su come interpretarne la funzionalità. Io avevo avuto certe idee che erano in contrasto con quelle che c'erano prima, e però ho dovuto capire, ma sono io che sbaglio o forse non abbiamo approfondito una certa idea su come si possano frequentare, non frequentare, come funzionino, come non funzionino certi spazi, le chiese. Noi nei manuali d'architettura vediamo rappresentare le piante delle chiese monastiche come quelle delle cattedrali, è un altro tipo di spazio, non era la stessa cosa, erano luoghi utilizzati in modo diverso, accessibili in modo diverso, e allora ho cercato, ecco, di fare qualche cosa in questo senso qui. Non lo so, spero che anche in autobus qualcuno, secondo me, le cose, le strategie, le tattiche di lettura, possa magari trovare un momento di estasi, di mistica, diciamo, elevazione dalle miserie del mondo. O magari, certo, anche. E quindi allora magari questo lavoro avrà avuto un senso, e giustamente gli studenti che faticheranno, speriamo un giorno gliene diamo una versione in pillola, questo sarà di Yagabuca, dovevo decidere del volume, se no io mi ricordo che sempre parlando del libro di Yagabuca nel 1980, io ero appena entrato all'università, il mio professore di storia medievale, Girolamo Arnaldi, un grande professore della vecchia generazione dei medievisti italiani, ci piantò davanti agli occhi la traduzione italiana di un libro difficilissimo, che era Feudalesimo Mediterraneo, di Pierre Tuber, un grande libro sulla trasformazione dell'insediamento medievale tra il X e il XII secolo, ce lo mise davanti, cortesemente leggete questo libro, erano 400 pagine, non c'era mezza illustrazione, manco quelle che trovate là dentro, e noi ce le siamo dovuto leggere, però insomma, così dice, per aspera d'asta, e non voglio mettermi in paragone a Pierre Tuber, però è anche vero che a volte è importante tornare a recepire questa complessità del sapere, perché non sempre si può ridurre tutto in pochi passaggi, e però se si potrà fare, lancio alla dottoressa Oliva, che qui rappresenta gli Yagabuc, come si dice, l'invito a riflettere, perché sono d'accordo con quello che diceva Silvia, andrebbe fatto un lavoro anche di questo genere. Se la Yagabuc lo vorrà fare, sarò felice. Grazie della vostra attenzione.